Generazione Italia vuole essere l'anima costruttiva del Popolo della Libertà, una struttura interna con circoli iscritti sul territorio, aperta ai giovani, aperta all'area del non voto, ai delusi di una sinistra in crisi in Italia. Generazione Italia ha come obiettivo quello di rafforzare un Popolo della Libertà che al momento è tutto autoreferenziale. Generazione Italia Sicilia fa parte del cosiddetto PDL Sicilia e sostiene la giunta Lombardo. È nostra intenzione chiedere al Partito Nazionale che si faccia chiarezza sulla situazione siciliana. Un partito che sia plurale, che abbia le sedi nelle quali sia possibile esprimere un dissenso tante volte, e quel dissenso non debba essere interpretato come un capriccio o come un tentativo di bloccare il partito, ma al contrario come una possibilità che si dà a un partito del 40% di avere opinioni anche diverse, fermo restando che siamo pronti ad allinearci sempre e comunque alla maggioranza del partito. Siamo riusciti a far capire che la nostra non è soltanto una presenza culturale, intellettuale, vuole esserlo di stimolo, ma rischia di diventare una presenza positiva in quanto incide nelle vittorie politiche, in quanto incide anche nei progetti politici. A mio avviso andrebbero fatte alcune cose, noi di Generazione Italia le proporremo con forza: una delegificazione piuttosto che ancora legiferare per alcune cose che non contano, una deregolamentazione, ci sono troppi lacci che frenano le iniziative, ad esempio mie, di alcuni assessorati, la burocrazia molto spesso sana, io ho un direttore splendido, il dottore Salerno, i miei burocrati, ma ci accorgiamo delle lentezze di alcuni regolamenti che non permettono ad esempio ai fondi europei di decollare così come vorremmo. Ma riteniamo che dobbiamo far partire una nuova fase dell'azione del governo che sia all'altezza delle aspettative, anche di ciò che le potenzialità di questo governo per le professionalità che ha al suo interno possono esprimere. Crediamo che Generazione Italia possa essere un patrimonio importantissimo per l'intero PDL, ma soprattutto per la politica italiana. È una grande area di partecipazione, spero soprattutto giovanile.